Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi savoiardi. Questi biscotti li creò il cuoco della famiglia dei Savoia, ecco spiegato appunto questo nome, perché stavano arrivando dei re francesi alla corte, ancora nel tardo medioevo. Questi biscotti riscossero un grandissimo successo, vennero chiamati savoiardi e tutti gli ospiti che passavano a corte li chiedevano sempre per il loro stupendo sapore. Oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 70 g di farina zero, 70 g di fecola di patate, 100 g di zucchero semolato, 3 albumi, 3 tuorli, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon, la buccia di mezzo limone. Per prima cosa prendiamo una bulbella capiente, ci mettiamo i tuorli e metà dello zucchero semolato. Poi, aiutandoci con le fruste elettriche, li mescoliamo per bene finché non diventano una bella crema omogenea. Ed ecco come si deve presentare la nostra crema dopo 5 minuti di lavorazione. Fatto ciò ci possiamo occupare degli albumi d'uovo e per prima cosa li mettiamo in un'altra bulbella capiente. Li montiamo leggermente aiutandoci con le fruste elettriche. Velocità media e quando saranno diventati una bella spuma aggiungeremo lo zucchero poco alla volta. Giunti a questa consistenza possiamo aggiungere la crema che avevamo fatto con i tuorli. E, aiutandoci con una palettina, mescoliamo molto delicatamente da sotto verso sopra in modo che i bianchi non si smontino. Giunti a questo punto possiamo aggiungere le polveri e continuare a mescolare piano piano. Infine aggiungiamo al nostro impasto l'essenza di vaniglia bourbon e la scorza del limone. Poi mescoliamo il tutto molto delicatamente per bene. Fatto ciò versiamo il tutto dentro la nostra sac à poche. Abbiamo preso una leccarda da forno sulla quale abbiamo messo della carta da forno e l'abbiamo divisa con delle linee distanziate ognuna 10 cm e ora andiamo a creare sopra i nostri savoiardi. Ora cospargiamo i nostri savoiardi con una miscela di 2 cucchiai di zucchero a velo e 1 di fecola di patate. A questo punto possiamo cuocerli e li cuociamo a forno normale, 180 gradi, per 12-15 minuti, perché ogni forno cuoce a modo suo. Ma guardate che belli che sono venuti i nostri savoiardi! E finalmente siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste delizie di savoiardi. Mamma mia che buoni ragazzi. Stratosferici veramente. Fuori sono belli croccanti. Poi dentro hanno quella bella consistenza corposa e leggermente tendente al croccantino, che nell'insieme fanno un biscotto veramente stupendo. Questi sono perfetti per esempio per creare un sacco di torte, come per esempio il tiramisù, la torta Charlotte. Poi si possono intingere dentro latte o nel tè alla mattina, oppure accompagnare i semifreddi, o come fanno tante persone, mangiarli così senza niente. Veramente sono stratosferici, assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!